Ispirandosi alla vita di Dave Van Rock, tornano i fratelli Coen realizzando l'opera a proposito di Davis. Sullo sfondo del Greenwich Village di New York, il film racconta l'ostinata rincorsa verso il successo del cantante folk Llewyn Davis, interpretato da Oscar Isaac. I Coen scavano all'interno di una personalità decisa e senza compromessi in un film dedicato all'arte, che questa settimana incalza la poesia del documentario The Life and Time of Timothy Harrington di Sebastian Junger. Il lungometraggio vuole rappresentare l'omaggio ad un grande fotografo di guerra scomparso prematuramente nel 2011 in Libia, che rincorreva la verità attraverso i momenti quotidiani dei protagonisti e delle vittime dei contesti bellici. Un'opera dedicata al coraggio e alla memoria di una grande personalità, che va a scontrarsi coi toni fiabeschi di Hansel e Gretel e la strega della foresta nera, rielaborazione cinematografica della favola dei fratelli Grimm diretta da Duane Journey, che narra lo scontro tra un fratello ed una sorella adolescenti ed una strega che per ringiovanire si nutre di corpi umani. Un horror dai toni attenuati per chi vuole trascorrere qualche momento di evasione dedicato all'intrattenimento e che nelle sale passa il timone ad un tipo di intrattenimento più riflessivo grazie alla pellicola Smetto quando voglio di Sidney Sibilia con Edoardo Leo, Valerio Aprea e Valeria Solarino, nella quale il trentenne ricercatore universitario Pietro Zinni mette su una banda criminale dopo essere stato licenziato. L'opera d'esordio di Sibilia aggiunge nuovo vigore alla commedia italiana, divertendo costantemente e modulando con stile anche le situazioni più grottesche. Una pellicola valida sulla crisi economica e l'affannosa esistenza di una generazione colpita dall'immobilità sociale ed economica. Partiamo la faccia! Hai fatto, beh? Oh, non mi facevi fai testa, mi sono detto al beh! Prova, vabbè!